Voglio proporti un simpatico giochino. Di che cosa si tratta? Ti darò delle definizioni e tu devi indovinare di che cosa sto parlando. Non ho alcun rispetto per la giustizia. Strazio le persone senza ucciderle, spezzo il cuore e rovino la vita. Sono furbo e malizioso e col passare degli anni divento più forte. Più racconto e più vengo creduto. Fiorisco all'interno di ogni classe sociale. Ci sei? Te ne do qualcun'altra. Le mie vittime sono impotenti, non possono proteggersi. Non sono identificabile perché non ho un nome e sono senza volto. Per rintracciarmi è impossibile. Più mi si cerca e più divento sfuggente. E ancora, non sono amico di nessuno. Causo notto insonni, angoscia e indigestioni. Genero sospetto, dolore e faccio venire il mal di testa. Faccio piangere persone innocenti sui loro cuscini. Mi piace molto il telefono, così mi muovo prima. Sono molto rigoroso nella scelta dei miei collaboratori. Chi lavora per me deve avere molti scheletri nel suo armadio. Trovo tanti volontari che mi danno una grossa mano, anzi, dovrei dire una buona lingua. Forse. Hai capito di che cosa sto parlando? Sì, il suo nome è Pettegolezzo. La scrittura dice in Proverbi: le parole del maldicente sono come ghiottonerie, penetrano fino nell'intimo delle viscere. Caro mio, usiamo la nostra lingua per dire cose buone, perché tante volte possiamo ferire e fare tanto male.